E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro secondo appuntamento live della settimana. Ormai ogni appuntamento che facciamo c'è un higher high, c'è una nuova resistenza rotta, un nuovo record di prezzo. Non fa neanche più notizia, possiamo dire. Tanto cosa succede? Ti svegli un giorno e abbiamo rotto i 40.000, ti svegli la settimana dopo anche i 50.000, chissà, ormai anche i 100.000 non sembrano più tanto lontani. Bene, come avrete notato, in questo periodo mi sento molto molto bullish, però che dire, i presupposti ci sono veramente tutti. Ogni giorno vediamo MicroStrategy che acquista qualche altro centinaio di milioni di dollari in Bitcoin, vediamo l'interesse istituzionale che cresce, vediamo i fondi di investimento che continuano a erogare servizi per i loro clienti. Mamma mia, ho una testa veramente folle, più folle di Bitcoin, e quindi che dire, non si può essere più bullish che in questo periodo. Siamo veramente in un periodo storico molto interessante. Come vi dicevo, MicroStrategy ha erogato dei nuovi titoli di debito, dei bond finalizzati all'acquisto di nuovi Bitcoin. Inizialmente erano previsti 600 milioni di dollari di controvalore di questi bond e poi ha detto facciamo 900 e via, e 900 furono. E questo porta un totale del controvalore gestito da MicroStrategy di Bitcoin che è superiore ai 4 miliardi, pensate. Più del doppio di quelli che ha Tesla, quasi il triplo. Tra l'altro avevo trovato, aspettate che ve lo condivido, eccolo qua, un sito molto bello, molto utile a mio parere, bitcointreasuries.org, che vi condivido anche qua nella nostra chat, che fa vedere in tempo reale, cioè in tempo reale più o meno, tutti le aziende, i fondi di investimento, gli ETF, insomma tutte le, chiamiamole aziende pubblicamente listate, che possiedono Bitcoin oppure offrono strumenti di investimento in Bitcoin, con tanto di controvalore, prezzo di acquisto, insomma un po' di statistiche carine. Al momento, guardate, pazzesco, si tratta di un possesso complessivo di 1.270.000 Bitcoin, pari al 6% della supply, quindi questa fetta è in mano a grosse aziende. Tra le più ricche in termini di Bitcoin troviamo, non a caso, Grayscale, che vi ricordo non è che li compra per sé, spesso c'è questo fraintendimento, li compra perché c'è interesse da parte di suoi clienti, che sono investitori grossi, accreditati, che cercano un'esposizione su Bitcoin, non vogliono comprare Bitcoin su Coinbase, su Binance, su Kraken, per non star dietro agli oneri di custodia, per essere più trasparenti fiscalmente, insomma per vari motivi, e quindi insomma hanno bisogno di uno strumento più normato, più regolamentato. E questo è il motivo per cui è nato Grayscale e stanno nascendo altri Bitcoin Trust, si chiamano. Sono questi fondi che offrono degli shares, delle quote a eventuali investitori. È nato recentemente anche quello, che qua tra l'altro non lo vedo ancora perché secondo me forse è ancora in fase di costruzione, quello di BlockFi. Poi abbiamo MicroStrategy, ovviamente, poi abbiamo Block One, quelli di EOS, che hanno ancora 140.000 Bitcoin, e MT Gox con i suoi 141.000 Bitcoin. Beh, che dire, sempre interessante andare a vedere analisi di questo tipo. Allora, adesso io faccio subito un salto da voi perché voglio, come dire, rispondere alle vostre domande, ascoltare quello che avete da dire, i vostri commenti su questa particolarmente euforica, per usare una citazione, fase di mercato. E poi, come sapete, verso la fine andiamo a dare un'occhiata ai grafici, vi mostro un po' le mie visioni del mercato, quali scenari sto seguendo e così via. Le altcoin ultimamente sono un po' più fiacche, si sono un po' indebolite, e quindi insomma io sto adottando un approccio molto molto cauto, però ce n'è un paio
che fanno veramente gola e quindi le andiamo a vedere, ve le mostro. Nel frattempo, per chi ci segue sul tubo, battete un like se ci siete, questo era per i posteri. Ultima cosa che vi dico, anche se poi avevo trovato un altro paio di notizie, ma le vediamo dopo per non fare il mio solito monologo. Allora, vi ricordo che 4 dei Crypto Avengers, per chi ha seguito il nostro live al tempo sa di cosa sto parlando, saremo, non voglio parlare in terza persona, in diretta sabato, questo alle ore 15. Ci saremo io, Filippo, Tiziano e Mauro. Sicuramente già ci conoscerete. Abbiamo organizzato questo, in realtà l'ha organizzato Mauro, diamo a Cesare quel che è di Cesare, questo Crypto Trading Day, dove in sostanza facciamo uno speech a testa a tema crypto trading, ovviamente, e poi ci si confronta. È un live di massa, ecco, gratuito ovviamente, sul canale YouTube di Mauro. Se non erro, vi potete iscrivere comunque da questa landing page che adesso vi condivido. E che dire, spero che sarete numerosi, perché penso che ne varrà la pena, sarà divertente. Ora arrivo diretto da voi. Allora, io qua ho cancellato tutte le mie righe, ho detto oddio, cos'è sto grafico pulito? Siamo matti? Allora, non sia mai. Bene, via con le domande, sfogatevi. Ciao Luca, hai mai pensato di fare dei video incentrati sulla speculazione o magari sul trading intraday? Ma cosa stai facendo? Mi leggi nel pensiero. Io avevo in mente di iniziare un percorso pubblico, diciamo, quindi parto con un tot e vediamo dove arrivo, probabilmente a zero, per giocare proprio sul trading intraday. Quindi state sul pezzo, perché arriverà, soprattutto su Telegram, perché non voglio annoiare troppo con i trade di breve in vari video, che poi diventa anche un po' off topic, però sappiate che accadrà. Poi, dunque, dove siamo finiti? Eccoci qui. Ciao Luca, Hanging Man sul grafico settimanale di Bitcoin? Allora, vediamolo. Hanging Man, tra l'altro, non... Che cos'è che è? Ma non mi sembra. L'Hanging Man era mica una cosa del genere, più che altro, con il body però piccolo. Non sono un esperto di pattern, ti dico la verità, però non lo so, vediamo. Me lo devo andare a cercare. Procediamo. Ciao Luca, volevo chiederti se esiste una data più o meno precisa in cui attenderci l'esito della controversia aperta nei confronti di Ripple. Guarda, la verità è no. Adesso finisco di leggere la tua domanda e poi rispondo. Essendo Stellar l'unico diretto concorrente, una sentenza sfavorevole per Ripple non porterebbe il prezzo di Stellar alle stelle? Che probabilità ci sono secondo te che Ripple perda la causa? Allora, tutte domande abbastanza complicate, devo dire. Allora, prima risposta, te lo dico subito, non mi aspetto di vedere a breve la risoluzione di quella causa, perché io ricordo che nei primi appuntamenti che si sono dati tra avvocati, tra i legali, insomma, delle due controparti, si parlava di mesi solo per impostare la causa. Quindi io ti dico la verità, la mia opinione proprio di massima è che l'esito lo vedremo, secondo me ci vorrà almeno un annetto, se ci sarà un esito, perché di fatto non lo so, c'è da vedere se la cosa si perde, se viene ritirata, come si muove Ripple, se dribbla via un po' la situazione. Io ti dico la verità, se la perderà o non la perderà è una domanda difficile. Io credo, ma non prendetelo come una cosa sacrosanta, perché probabilmente mi sbaglio, che la cosa tenderà un po' a decadere. Questa è l'idea che mi sono fatto. Però, insomma, questo non credo che porterà poi Ripple a recuperare, perché di fatto io ho una visione abbastanza negativa di Ripple, in quanto è stata oggetto di tante situazioni poco belle, non solo il discorso della causa, ma proprio il fatto che il CEO ha dumpato sul mercato, il fatto che è stato oggetto di pump and dump, insomma... Ripple, diciamocelo, non si è fatto una buona reputazione in questo periodo, e quindi al di là di tutto questo mi condiziona verso la coin. Stellar e Ripple paradossalmente sono molto correlate in termini di prezzo, quindi non le vedo tanto come competitor, che poi oddio, anche Stellar ultimamente non è esistito in pratica, non lo so che ruolo abbia avuto nel mondo delle cripto, mi sembra che si sia un po' lasciato andare e sia rimasto lì dov'era un paio d'anni fa. Poi se mi sbaglio ditemelo, perché sono aperto a critiche e a discussioni, ma la mia
percezione è un po' questa qui, quindi non lo so, io non starei a giudicarle una in rapporto all'altra, ci sono delle correlazioni, ma ripeto, solo nel breve. Ciao Luke, stai ancora seguendo il progetto Sovereign DeFi su Bitcoin? Ogni tanto ci butto un occhio, sì. Qualche settimana fa sono riuscito a partecipare alla Genesis Sale del token SOV e in questi giorni si è conclusa la Origin Pre-Sale, dove verranno assegnati altri 2 milioni di token. Tra la Genesis e la Origin il prezzo è già quadruplicato. Cosa ne pensi? Sì, sì, no, è un progetto molto interessante, pionieristico nel suo settore. Ci avevo fatto il video apposta e di fatto è il primo che è arrivato a quel livello lì su Rootstock, che è quella sidechain, quel layer 2 di Bitcoin che permette l'esecuzione di smart contract. È molto molto pionieristico e al momento non ha praticamente competitor su Rootstock. Osa molto, perché Rootstock sono gioie e sono dolori, però veramente se riesce a fare secondo me quello che si è prefissato di fare è una potenziale gran cosa. Ciao Luca, conosci il P-Cycle Top Indicator? È circa l'incrocio tra due DMA e dovrebbe riuscire ad indicare il picco massimo di un ciclo di bull market. Qua c'è la dimostrazione col grafico di Bitcoin e la spiegazione. Guarda, non lo conosco, ma mi hai incuriosito, quindi me lo vado a vedere, sappilo, me lo sono segnato qua. Ciao Luca! Potresti fare un video in cui spieghi brevemente il progetto sostanziale che c'è dietro le criptovalute da te ritenute più interessanti? Dunque, ma sì, potrei, però sai, ogni tanto ne analizzo qualcuna a sé, o magari più di una, ad esempio gli ultimi video che ho fatto sulla DeFi. Ne ho prese 3 o 4 per ogni video e ve le ho mostrate con magari qualche punto in comune. Credo che procederò su questo filo conduttore, cioè prendo un tema centrale e magari vado a cercare i progetti più interessanti. Quindi state sul pezzo, perché a breve, magari su vostro suggerimento, ho visto che vi piace molto la DeFi a basse fee e quindi andiamo a fare un recap di tutte le piattaforme DeFi a basse fee che può valer la pena utilizzare. Quindi state sul pezzo. Allora, che ne pensi di Reef? Non l'ho più seguito, ti dico la verità, mea culpa, non l'ho più seguito. Ciao Luca, so che in ottica di investimento è sbagliato cercare di fare il trader, bravo, ma piuttosto che fare un semplice pack o fare l'holder passivamente, è possibile impostare delle piccole strategie anche su piccole parti del capitale per cercare di massimizzare i profitti? Grazie mille come sempre. Allora, qua si apre un dibattito molto interessante, ovvero dove finisce il confine dell'investitore e inizia quello del trader? Bella domanda questa. Allora, io ti dico la verità, tu puoi farlo, quello che hai detto, cioè iniziare a pensare a strategie che possano cercare di massimizzare i profitti, però solo se sai quello che stai facendo. Quindi non buttarti troppo sulla speculazione, perché più vai sulla speculazione più vai nel campo del trading, ma magari, non lo so, fai qualche piccola modifica al pack, per dire, puoi trattare gli uptrend e i downtrend in modo diverso, puoi gestire le situazioni particolarmente bullish o particolarmente bearish, quindi gli apici delle due fasi in modo diverso. Anche lì si apre veramente un mondo, potremmo fare un video, anche quello lo vorrei fare, credo che lo farò, dedicato magari a dei pack un pelino più evoluti del semplice acquista una volta ogni mese. Il motivo per cui si parla tanto del pack di base ABC è perché è adatto un po' a tutti, no? Alla fine, che uno non abbia quelle grandi conoscenze oppure che ce le abbia, gli va bene comunque, perché di fatto tu devi solo preoccuparti di fare il tuo acquisto periodico. Sai che comunque il risultato tutto sommato non è male se hai un asset che nel lungo periodo si muove bene, non hai pensieri, non hai preoccupazioni, anche quello fa molto, perché il punto di vista emotivo è quello che poi rischia di farci prendere un attimino la mano e mandarci più sulla speculazione che sull'investimento. Bisogna sempre fare attenzione, altrimenti ovviamente se uno è trader, se uno è un po' più skillato su quelle cose, può tranquillamente pensare di mischiare le due operatività, magari facendo trading con una piccola parte di capitale che tende a incrementare poi nel tempo quando le sue abilità migliorano, e con le altre dedicarsi al suo investimento tranquillo. Anche il pesare i due comparti è un gioco da non sottovalutare.
Buonasera, tornerà al suo 20-week moving average Bitcoin? Che bella domanda, andiamo a vedere dov'è. Perché io tra l'altro non sono un tipo tanto da medie mobili, però mi ha incuriosito, EMA, tac, media mobile esponenziale, 20, vediamo dove si trova. Oddio, un po' bassina, siamo a 29.000, che dire, non lo so. Ora come ora di sicuro, ah no, non era lì, ah no, sì, era lì, perché adesso ho rimesso 9. Ora come ora non ha sicuramente intenzione di tornarci, anche perché tu immaginati se ci tornasse che cosa vorrebbe dire un movimento del genere, ti va totalmente a invalidare l'ultima leg up, rovinando di fatto poi tutto il trend. Non lo so. Ripeto, io non mi concentrerei tanto sulle medie mobili per andare a individuare prezzi chiave perché lasciano un po' il tempo che trovano. Permettimi di dire questo. Mi concentro molto di più sulla price action locale e a breve vi mostro un po' i livelli che sto tenendo sotto controllo adesso. Poi, ciao Luca, che ne dici di questa manipolazione di Ethereum? Chi è che ha manipolato Ethereum? Cos'è successo su Ethereum? Niente di particolare oggi. Ethereum non sta performando bene, cosa che avevamo già evidenziato negli scorsi live. Se vi ricordate, vi ho detto che ero uscito dalle mie posizioni e vi ho anche spiegato il perché. Ma di fatto perché è manipolato? Non mi sembra manipolato. Io ho letto questa notizia oggi, tra l'altro, che mi è sembrata molto interessante, che citava, cioè cita anzi, un'intervista fatta a Fox Business, il canale americano, dove è stata intervistata, ha un nome strano, aspetta che te lo trovo, Meltem de Meyers, non so come si pronuncia, che sostanzialmente è una dirigente di CoinShares, che è un fondo di investimento, specializzato in asset digitali, parlava molto bene di Ethereum. Le sue parole, poi vi ho condiviso anche su Telegram il video stesso, in particolare col timestamp dove diceva queste parole, sostanzialmente diceva che nell'ultima settimana l'80% del capitale che è entrato nel loro portafoglio investimenti da parte dei clienti, 175 milioni, non è tanto, però comunque non è neanche una cifra bassa, è andato dritto dritto nei prodotti destinati a Ethereum, di investimento su Ethereum, e non abbiamo mai visto un interesse istituzionale del genere prima d'ora. Quindi chissà che anche Ethereum non stia entrando nel mirino degli istituzionali. Procediamo con le vostre domande. E anche oggi si inizia puntuale la prossima volta. Dovete aver pazienza. Ciao Luca, non credi che ci sia un po' troppa euforia? Ho paura che tra poco arrivi qualche brutta notizia. Completamente d'accordo, c'è troppa euforia. Bisogna fare molta, molta attenzione alla euforia, perché quando i mercati continuano a salire, va a finire che poi prima o poi smettono, e quando smettono la reazione è molto più brusca, perché in molti non si aspettano questa cosa, ci sono delle svendite di massa, dei panic sell, dei dump improvvisi, e c'è molta turbolenza e molta imprevedibilità poi nel mercato. Bisogna fare attenzione perché adesso i fondamentali sono bullish. Siamo arrivati da un ritracciamento del 30% che ci ha permesso di respirare un po', e quindi questo ha posto le basi comunque per un altro bel rialzo che in effetti sta avvenendo. In questo periodo è tutto quanto bullish, però giustamente le antenne vanno sempre tenute alte, la guardia va sempre tenuta alta, perché abbiamo visto anche le altcoin che in questi giorni stanno iniziando un po' a sussultare, eh? Non so se avete notato la Dominance che sta azzardando una specie di costrutto di bottom, attenzione, perché questo è diverso da questo, ok? Questo è un downtrend, la cosiddetta alt season. Questo è un po' più laterale, c'è un po' più di congestione. E se dovesse diventare un costrutto di bottom, quindi recupero della EMA 30 e già si iniziano a perdere i segnali di esposizione in altcoin. E poi se questo blocco per l'appunto venisse violato a rialzo, tanti saluti altcoin, ricominciano a cascare. E quindi non vogliamo assolutamente esserci esposti. D'altronde, Ethereum per prima, alcune stanno iniziando a mostrare un po' di debolezze, eh? A mostrare strutture che si invertono, strutture lì lì per invertirsi. E quindi, ripeto, la guardia deve sempre rimanere estremamente alta. Il che non vuol dire vendere tutto, panico, scappare, via. Però, se si è posizionati su Bitcoin, ad esempio, insomma, di considerare la possibilità che
prima o poi la struttura si invertirà, si faranno dei lower highs, lower lows, cosa che al momento non si sa neanche cosa sono, e allora in quel caso lì magari si può iniziare a coprirsi short, oppure a vendere parte della posizione. Insomma, ci sono tantissime strategie per andare a proteggere i profitti che si è fatti, perché se adesso ci sediamo su degli unrealized profit, su dei profitti non realizzati, perché i profitti li realizzi quando vendi di fatto, allora deve essere nostro interesse, se vogliamo realizzarli, se vogliamo investire sul lungo periodo è diverso, se vogliamo realizzare quei profitti li dobbiamo tutelare, li dobbiamo difendere e non tenere lì in astratto, perché finché sono astratti, sono astratti, quando si vendono si concretizzano. Questa è la differenza che a volte si fa un po' fatica a capire, ma è molto molto importante. Allora, nei tuoi esperimenti hai dei bot, hai provato Bollinger Bands più RSI come strategia? Ne ho provate varie, ho provato una combinazione appunto di andare a vedere quando il mercato è in uptrend e l'RSI è ipervenduto e il prezzo è sotto alla Bollinger Band, e andare a piazzare l'acquisto lì, però succede pochissime volte, e se lo si fa su un time frame troppo basso c'è poca affidabilità. Insomma, non mi sono trovato benissimo, detto in parole povere. Ciao Luca, nella tua gestione portafoglio, se la parte di Ether è in staking Ethereum 2.0 conta? Assolutamente sì, perché tu di fatto sei esposto a Ethereum e quindi tu ce l'hai in portafoglio, quindi conta, ma è vincolato, quindi conta forzatamente, cioè tu lo tieni lì, non puoi ribilanciare più di tanto perché è vincolato in Ethereum 2.0. Ciao Luke, puoi dare un occhio al grafico della dominance? Tac, ti ho anticipato. Ciao Luke, sei un grande, cosa ne pensi di IOTA? Grazie. Guarda, non ho più seguito quelle altcoin lì, nel senso non mi sono nemmeno più interessato agli sviluppi. Ti dico, se vuoi andiamo a vedere il grafico, non ce l'ho neanche più nella watch list. Cosa succede? Mamma mia, perché è pompato IOTA, che cosa è successo? Non lo so, io non lo stavo più seguendo, ma e lui puntualmente va a fare un pump, che tra l'altro se andasse a recuperare quest'area ancora lontana, però se mi va a fare un lavoro di questo tipo, tac, potrebbe addirittura essere un setup long. Non lo so, guarda, mi devo informare. Se qualcuno di voi, amici della community, sa che cos'è capitato a IOTA, se c'è qualche sviluppo degno di nota, scusate la rima, fatemelo sapere, perché non lo so, io l'avevo proprio cancellato dalle mie conoscenze, mi ero sparaflesciato. Ciao Luca, potresti fare una sintesi sul progetto Kusama? Kusama è la Canary Chain di Polkadot, che vuol dire che in sostanza è nata come una testnet, poi è diventata qualcosa di più, perché di fatto è una chain simile a Polkadot come funzionamento, ma con meno politica, io dico, ovvero una governance meno stretta, con meno vincoli, e quindi molti progetti che inizialmente sviluppano su Kusama per poi avere l'obiettivo di finire su Polkadot restano su Kusama. Inoltre, sapete il discorso delle aste sulle parachain che c'è su Polkadot, l'abbiamo affrontato nel video dedicato. Su Kusama tutto costa molto meno, perché c'è meno competizione, c'è meno esclusività e quindi è più alla portata di tutti. Ci sono vari motivi per cui, in sostanza, a mio parere, ma non solo mio, perché molta community che gira intorno a quell'ecosistema lì è d'accordo, insomma, Kusama continuerà a svilupparsi, questo è un dato di fatto. Ciao Luca, hai visto, sei il number one, grazie, hai visto il mensile di Bitcoin? Va su come la Torre Eiffel. Guarda, più si guarda un grafico high time frame e più fa paura, cioè guardate che roba, ma guardate che roba, è allucinante, ma che cos'è, cioè vi rendete conto? Questa è euforia allo stato puro. Ragazzi, c'è poco da dire, uno può essere bullish finché vuole, però guardare un grafico del genere fa capire che prima o poi ritracceremo. Al momento non c'è ancora nell'aria nessun segno di ritracciamento, però ripeto, attenzione, cioè attenzione a avere un piano nel caso in cui inizino a palesarsi dei segni di ritracciamento. Io quando guardo questi grafici prendo paura, da un lato mi esalto tantissimo, dall'altro prendo una paura dannata. Steamfami alla fine si compreranno tutti i bitcoin, ci stanno già lavorando mi sa.
Buonasera Luca, hai visto l'annuncio di Elrond? Ci spieghi di che si tratta? No, non lo so. Sono un po' fuori dal mondo su quelle altcoin lì. Me lo dite voi? Dai, condividete, condividete. Facciamo che sia una live bidirezionale. Ditemi un po' cosa è successo a Elrond. Ciao Luca, complimenti per i contenuti che sono sempre molto interessanti, grazie. Puoi fare un'analisi su Zek? Andiamo a dare un'occhiata a Zek. Daily. Zek, dov'è? Qua, eccolo. Allora. Beh, sul daily abbiamo un higher low, higher high, però mi sembra che il macro sia bruttino e te lo confermo anche. Allora, aspetta che cancello queste due e andiamo a rivederlo meglio. Abbiamo questo punto qua, insomma, la zona 3758. Nonché il cluster formato da questa candela settimanale che culmina con 4128, che sono attualmente una bella resistenza qua. Tac, vedete? Cioè, questa è da superare e allora abbiamo il primo low reclaim su questo time frame, ok? Fino ad allora questo potrebbe essere un bearish retest. E poi purtroppo dal punto di vista fondamentale le privacy coin, ahimè, non le vedo proprio benissimo perché, lo sapete, io ho espresso la mia opinione, mi sa che verranno tendenzialmente sempre più ostacolate dai regolatori, insomma, da chi non le vede bene per motivi di riciclaggio, trasparenza e tutte queste storie qua, e quindi non so se gli investitori grossi ci entreranno mai e di conseguenza il loro valore non potrà mai apprezzarsi come quello delle principali cripto. Questa è un'analisi, sì, superficiale, però secondo me da non trascurare. Ciao Luca, finalmente sono riuscito a convincere mio padre a investire qualcosa in cripto. Proprio al top, by the top, no scherzo. Stavo pensando di comprare solo stable e metterle a rendita con pagamento in Bitcoin. Ah beh, bella idea. Così il rischio di perdere è molto basso. Si parla circa di 20.000 euro. Cosa consigli? Allora, ovviamente io non posso dare consigli di investimento né finanziari né niente del genere, quindi non te li posso dare. Però io ti dico, se avessi un patrimonio di questo tipo, ho fatto un video ad esempio sul come io investirei 10.000 euro. Non c'è molta differenza. Poi sta tutto alla propria tolleranza al rischio, no? Se è bassa ci si orienta di più sulle CeFi, ok? Sulle Celsius Network, Crypto.com, BlockFi, Nexo, quelle lì, insomma. Al contrario, se uno vuole esporsi un attimino di più a qualche rischio più elevato, ci sono piattaforme comunque ottime, come ad esempio PancakeSwap, che al momento è pazzesca, cioè il rapporto rischio-rendimento che offre al momento PancakeSwap, secondo me, è impareggiabile, permettetemi di dirlo, perché il rischio è abbastanza basso, ormai è una piattaforma riconosciuta anche da Binance, e il token è listato su Binance, quindi insomma Binance ha fatto, non è sua, non è coinvolto, però di fatto ha fatto un endorsement più o meno soft, chiamiamolo. Ci sono rendimenti pazzeschi perché se andate a vedere sono veramente ottimi e ripeto un rischio comunque tollerabile. Ci sono anche i pool di stablecoin e quindi offrono veramente un ritorno del 30-40% annualizzato a rischi tendenzialmente abbastanza bassi. Non c'è la volatilità e così via. Poi volendo ci sono i pool con dentro BNB, con dentro altre coin e via che lì i rendimenti aumentano. Poi ecco, guarda, ne approfitto per mostrarvi quest'altra piattaforma di DeFi che si pone ovviamente un gradino di rischio sopra a PancakeSwap perché di fatto è una composta, no? È una piattaforma simile a BeFi Finance che si va ad appoggiare su altre piattaforme di DeFi e a farmare utilizzando le stesse. Come funziona? Guardate, voi depositate la coin o l'LP nel caso in cui si tratti di un pool su Autofarm, che attenzione cuba 1 miliardo ormai, e lui farma per voi e vi dà in più una ricompensa ulteriore nel token Auto, che ovviamente è quella che pesa di più. La cosa interessante, volevo andare a vedere le stable, dove so, ecco, c'è BUSD che al momento offre un golosissimo 102,6%, di cui 33,4% dato dal farm e il 63%
dato da auto, ok? Questo secondo me utilizza Venus, eccolo, tac, si appoggia a Venus, come vi dicevo. Poi abbiamo, beh, USDC, anche lui 107%, sempre appoggiato a Venus. E poi, fammi vedere se ci sono anche, eccoli, guarda, ci sono i pool Boost USDT, ad esempio, che si appoggia ovviamente a PancakeSwap, e ti dà un 96.6% di tutto il rispetto. Insomma, è interessante, ci sono dei rendimenti più alti a fronte di un rischio un po' più alto. Rischio un po' più alto perché qui c'è un audit, però l'audit è stato fatto, non me ne voglia, da un dev su Twitter che, insomma, non è sicuramente un audit di quelli, non lo so, standard, lasciatemi dire. Ripeto, non me ne volere, Vidar the Auditor, perché non ce l'ho con te, però, insomma, è un audit amatoriale, lasciatemelo dire, ecco. Bene, procediamo. Ciao Luca, grandissimo, ti seguo da poco, ma mi stai facendo appassionare sempre di più a questo mondo, e tu mi gasi. Ho seguito i tuoi video sul mondo CeFi, che al momento sembra quello più consono alle mie corde per iniziare. Hai parlato spesso di Nexo, Celsius, Crypto.com e BlockFi, che ho iniziato ad usare, esatto. Ma ho trovato altre piattaforme per le quali ti chiederei di spendere due parole velocemente se le conosci. CoinLoan, non lo conosco, ma non sei il primo a segnalarmelo, quindi mi sa che mi toccherà recensirlo. Swissborg, idem, non lo conosco. MyConstant, non lo conosco. Uodler, lo conosco, l'ho recensito. Sito e mi piace un po' meno delle altre perché la reputo sensibilmente più ad alto rischio in quanto più speculativa come modello di revenue. Vold non lo conosco, però c'è LEDN in compenso che conosco, te la faccio anche vedere, LEDN.io, che è un'altra CeFi che mi piaceva perché si appoggia a Genesis Capital. Genesis Capital è uno dei principali fondi di investimento in cripto e che si occupano di lending, soprattutto fanno market making, fanno varie cose, e la cosa bella è che è molto trasparente. Sul sito di Genesis ci sono i report trimestrali sui rendimenti, sulle performance, insomma lavorano bene, ecco, e quindi mi sembra tendenzialmente una piattaforma affidabile. Offre rendimenti interessanti, ha BitGo come partner di custodia, ha tutte le carte in regola. Ciao Luca, tu usi un computer dedicato per le transazioni cripto? Comunque grazie per avermi fatto conoscere Riccardo Masutti, che in termini di sicurezza e privacy è il top. Assolutamente d'accordo, veramente un grande, mi ha aiutato in tantissime situazioni. Io sì, utilizzo un computer dedicato, io sono abbastanza malato con la sicurezza, soprattutto da quando sono stato vittima di phishing, non so se vi ricordate, se già c'eravate, perché mi hanno sottratto il canale YouTube, fortunatamente solo quello, perché di fatto gli exchange li ho sempre protetti bene, quindi non sono riusciti a penetrare nei miei account. E quindi bisogna fare molta molta attenzione alla sicurezza. Io utilizzo un computer dedicato solo per le cripto, per accedere agli exchange e così via. Ogni tanto qui vi faccio vedere a titolo di esempio qualche account di exchange, ma non sono mai i miei veri account, se qualcuno se lo stesse chiedendo. Poi utilizzo un cellulare apposta, attenzione, per l'autenticazione a due fattori e tutte quelle cose lì, con un numero che non conosce nessuno perché non ho mai divulgato da nessuna parte. Ecco, più sicurezza si tende ad avere e meglio è. Già all'ospedale eri stato vittima di ransomware, vero? Sì, io lavoravo fino a novembre in ospedale come ingegnere, insomma, e sì, è stato vittima di WannaCry, non so se ve lo ricordate, è stato molto divertente perché c'era da pagare in Bitcoin, no? E tutti mi chiedevano allora, oh, ma sti Bitcoin allora dove li prendo, dove li muovo? Bellissimo, un momento veramente divertente, non tanto, soprattutto per loro, però io un po' riso, lo giuro. Ciao Luke, sei un mito, cosa ne pensi di IOTA a ridaie? Che succede con sto IOTA? Che succede? Cosa ne pensi di Link? Vediamo il grafico, grazie. Allora, di Link penso solo cose buone, perché di fatto, insomma, il settore degli oracoli lo sappiamo che è molto destinato a crescere e a un'adozione sempre più ampia. Chainlink al momento è l'oracolo per eccellenza, però anche lui, guardate, sta avendo un andamento non bellissimo. Vi ricordate quello che ho detto poco fa di molte altcoin che stanno mostrando debolezze? Allora, Chainlink high, lower high.
Questo è un po' un equal low, chiamiamolo. Se va a fare, ecco, un higher low qua potrebbe essere una sorta di consolidamento triangolare, quindi attenzione all'eventuale breakout perché diventa un setup. Addirittura qualcuno mi ha segnalato, mi ha detto, beh, Link di fatto si trova in una situazione di questo tipo. Bottom fatto, breakout fatto, e adesso cosa sta facendo? Lateralità in una situazione sopra al breakout, ok? E quindi tendenzialmente potrebbe essere un setup long. Io ho fatto alcuni video in passato, adesso ve li mostro, permettetemi di autoscillarmi, dai, fatemi questo piacere, perché di fatto, allora, tac, il mio canale, ho fatto una playlist dedicata ai setup. Allora, eccolo qui, setup e strategie più profittevoli, poi ci ha dato il mio solito titolo clickbait, però la cosa importante è che qua trovate, andateli a vedere se avete tempo, qua un po' di tempo così da dedicarci, perché all'interno ho mostrato dei setup operativi, quindi i punti in cui entrare, stop loss, take profit, in base a diverse configurazioni grafiche. Sono 3-3-6 e 1-7, di cui uno è dedicato al trading all'interno dei range, mezz'ora, è un corso, qualcuno ve lo potrebbe anche far pagare volendo, ma la mia filosofia sapete che non è quella. Poi questo invece è dedicato alla price action, dove vedete i cluster, i pool, tutte quelle robe lì, 40 minuti di mattonazzo, e poi tanti altri setup che... Ve lo ripeto, se avete un po' di tempo e avete voglia di approfondire qualche possibile entry, exit, nonché posizione di trading, ovviamente, andateci a dare un'occhiata e potreste non pentirvene. Vi lascio il link qua sotto, mi autoscillo, ve l'ho detto. Bene, procediamo. Ciao Luke, volevo iniziare a investire in qualcosa in stocks. Puoi suggerire un broker oppure esiste un exchange che permette di detenere stocks tramite cripto? Tu lo faresti? Allora, c'è FTX che permette di farlo, però ti dico la verità, io per il momento per le stocks me ne sto al di fuori e utilizzo DeGiro principalmente. No, mi si è scaricato il mouse! No, sono rovinato ragazzi, sono completamente rovinato. Sono rovinato, non so cosa fare, sono veramente nel panico. Allora, facciamo una cosa, cosa faccio, cosa combino? Vediamo se questo me lo carica, ho fatto la mia solita pirlata. Allora, adesso cosa combino? Ho bisogno di un mouse che non sia Bluetooth. Scompaio un attimo perché lo ricarico, tac, tac. Ecco, nel frattempo io continuo a parlare e continuo a dirvi qualcosa. Allora, vado avanti a leggere le vostre domande, tra poco ricompaio. Ciao Luca, a parte gli investimenti vorrei iniziare a fare un po' di trading, con speciale attenzione per le cripto. Hai un percorso da consigliarmi? Sono veramente spaesato, grazie. Allora, che dire, se tu vuoi fare un po' di trading, imparare l'ABC del trading, mi sento di consigliarti innanzitutto, ovviamente, il mio fantastico trading consapevole che non può mai mancare. No, scherzi a parte, sul mio canale trovi una playlist dedicata comunque a come impostare un'operatività di trading. Te lo consiglio perché quella è un po' la base. Non è operativo, però ti fa capire come strutturare il portafoglio, la gestione del rischio e cose di questo tipo. Inoltre, se tu vuoi imparare il trading, di fatto devi, per forza di cose, imparare comunque l'analisi tecnica, quindi l'analisi dei grafici. Puoi attenerti ai classici testi, ad esempio abbiamo quelli della Hoepli, quelli classici, analisi tecnica dei mercati finanziari, però non aspettarti che con l'apprendimento dell'analisi tecnica e l'applicazione dell'analisi tecnica tu riesca a poi diventare di fatto trader, perché è molto diverso fare trading e fare analisi, quello io lo dico molto spesso, e quindi attenzione anche a quello. Bene, nel frattempo sono ricomparso, è tornato, ho caricato il mouse, vediamo se ce la facciamo, ragazzi, incredibile, me la son cavata anche stavolta, il bello della diretta.
Allora, cosa ne pensi del token Equilibrium? Sembra un progetto molto serio su Polkadot e tutte le altre blockchain. Ad oggi conviene shortare Dogecoin? Equilibrium non lo conosco, ti dico la verità, e shortare Dogecoin secondo me è un rischio che non ti dovresti voler accollare, perché se domani Elon Musk twitta e lo fa pompare ancora, il tuo short finisce completamente segato. Attenzione. Ciao Luca, Bifi ti convince? Guarda, Bifi in realtà abbastanza, nel senso è comunque una piattaforma DeFi su Binance Chain composta, quindi ci sono tutti quei rischi lì. Potremmo fare, sapete che ispirazione mi avete dato, di fare una serie dedicata alla DeFi dove valutiamo i rischi, i benefici, cose di questo tipo, però sarebbe forse un po' noiosa, non lo so, ci penso. In ogni caso, componenti di rischio, componibilità, DeFi, Binance Smart Chain e protocollo nuovo, liquidità non altissima perché di fatto Bifi, andiamo a controllare, Bifi Finance, quanto Cuba... Fatemi vedere un attimo, secondo me qualche centinaio di milioni, non altissima. Paradossalmente è più alta quella di Autofarm, che è nato da meno tempo. Vediamo se adesso me la carica oppure no. È 200 milioni, vedete, non è che sia proprio utilizzatissima. E poi non ti fa farmare il suo token. Quindi forse sai cosa ti dico? Preferisco Autofarm, ti dico questo. Ciao Luca, complimenti per i tuoi video, è la mia prima live, benvenuto. Allora, mi sono accorto solo ieri che per trasferire Bitcoin da Binance ad altro wallet il costo è di 20 euro di fee, ahimè sì, sono molto alte. Assurdo, con Coinbase era nemmeno 2 euro. Qualche suggerimento? Guarda, purtroppo al momento non si scappa, perché se tu lo vai a trasferire con le altre blockchain rischi di perderlo, fai molta attenzione, e quindi al momento le fee sono quelle. Spero che le abbassino. Kraken ad esempio le ha abbassate recentemente. C'è da sperare in quello, che gli exchange si adeguino al prezzo comunque aumentato di Bitcoin e taglino un po' le fee di prelievo. Sto operando giorno e notte, dopo 4 giorni non stop, dopo la tua live ci sarà la prima doccia dopo 4 giorni. Vabbè, ma prenditeli 10 minuti di pausa, dai, prenditeli. Ciao Luca, ma l'impatto dei 900 milioni quando lo si vedrà sui Bitcoin? Guarda, se intendi il discorso di MicroStrategy, non credo che lo vedrai nell'immediato, cioè queste sono notizie che contano dal punto di vista fondamentale, quindi sul lungo termine, perché vanno a portar via della supply. Loro quando acquistano non è che vanno a fare un mega acquisto, pam, e ti piazzano il candelone verde. Loro vanno a fare un acquisto solitamente pesato, utilizzando bot o addirittura un OTC, un over the counter, che non impatta direttamente sul mercato, e di conseguenza tu non te ne accorgi. Te ne accorgi ovviamente nel tempo se tutti acquistano, perché portano via supply, l'offerta diminuisce, la pressione in domanda aumenta perché tutti vedono che i big acquistano, e questo ha un effetto poi di lungo termine. Ciao Luca, quanto durerà secondo te questa alt season? E bisogna stare attenti, perché potrebbe star per volgere al termine, potrebbe. Puoi vedere la dominance, l'abbiamo già vista, poi magari ci buttiamo un altro occhio per chi è arrivato dopo. Oggi ovunque si parlava di una possibile intensa correzione, eppure il mercato si sta muovendo abbastanza stabile. Ma dove? Dov'è che se ne parlava? Ti dico la verità, io... cioè, parlare di correzione a prescindere mi sembra prematuro. Adesso, il grafico non mostra debolezze, quello di Bitcoin, quindi l'unico rischio è quello di iperestensione, ma è un rischio potenziale. Non puoi dire oggi, domani, tra una settimana crollerà. C'è il potenziale, ovviamente c'è tutta la carne al fuoco, no? Dell'open interest alto, dei long che predominano, e quindi ovvio che appena c'è una vendita grossa si innesca turbolenza. Però è un rischio potenziale, ripeto, è lì che prima o poi si manifesterà. Buonasera Luca, finalmente prima diretta, benvenuta anche a te. Una domanda su Bitcoin: secondo te comprare ora potrebbe essere ancora una buona opportunità o ormai ho perso il treno? Grazie. Allora, no, rido perché spesso mi viene fatta questa domanda e dico non fatemi questa domanda. Che dire, io non mi concentrerei ovviamente su un singolo acquisto, perché un singolo acquisto, un all-in, non è mai una buona idea, a mio parere, a meno che non sia un trade che ha un entry ben preciso, ecco. Altrimenti, se è per iniziare una strategia di investimento a lungo termine, tipo piano d'accumulo, non è mai troppo
troppo tardi, questo è il mio parere. Non è mai troppo alto il prezzo, non hai mai perso il treno, perché di fatto a noi interessa il trend sul lungo periodo. E quindi se da investitore andiamo a posizionarci un po' alla volta per mediare a ribasso il prezzo di carico e così via, non ci interessa a che prezzo stiamo acquistando. È proprio quello il bello dell'investire sul lungo periodo. Ciao Luke, prima live per me finalmente, tantissima gente nuova, benvenuto anche a te. Ti seguo da un po' di tempo e sto imparando davvero tante cose, complimenti, grazie, mi fa piacere. E ciao Luke, potresti provare a fare un'analisi su Bitcoin sul lunghissimo periodo? Magari con trend line dinamiche con l'asse Y logaritmico? Proviamo, dai. Allora, andiamo a vedere intanto un grafico più longevo, tipo quello di Bitstamp, un time frame più elevato, tipo quello settimanale, e il grafico con asse logaritmica. Allora, vediamo cosa ci dice. Analisi nuova anche per me questa. Vediamo che innanzitutto, beh, le righe che ho tracciato diventano totalmente nonsense perché erano su asse lineare. Vediamo che, allora, qua c'è una trend line che rimane valida, questa più o meno all'incirca, ma sì, guardala, tutto sommato si comporta bene, che parte dal 2015, poi tocca un po' di bottom, poi tocca il bottom del 2018, fa un altro bottom qua, poi viene persa per un attimo e poi viene recuperata solo recentemente dopo ottobre durante il pump. Interessante questa trend line. Poi cosa abbiamo? Sopra un'altra trend line, la trend line cinese, che di fatto collega questi top, assolutamente invisibile come l'ho fatta, tac, eccola, ora si vede di più, e poi è stata rotta a luglio, tac tac, ok, queste sono le trend line. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il resto è storia recente, quindi non ci dice niente di più e niente di meno. Di fatto quello che si evidenzia in un grafico così di lungo termine è un alternarsi di fasi di rialzo molto marcato e lateralità molto prolungata. Vedete, abbiamo leg up, lateralità intesa qua come ritracciamento, leg up e ritracciamento, leg up, vediamo fin dove arriverà, e poi io auspico che ci sarà un altro ritracciamento barra lateralità. Questo è un po' l'andamento ciclico di Bitcoin, che finora si è sempre dimostrato veritiero. Se torniamo, tra l'altro, a proposito di ciclica sull'asse lineare, e ci andiamo a dare un'occhiata alle linee verdi che ho tracciato, guardate, queste sono le linee che determinano la fine di un ciclo su Bitcoin, di fatto. Dunque, non sono esattissime perché forse erano tracciate sul mensile, ecco, esatto, guardate, che ancora più ad ampio respiro, abbiamo la fase rialzista, fase rialzista, ribassista, e adesso ne è partita una rialzista. Perché di fatto questa era una grossissima lateralizzazione, si è confermata tale dal 2017 ad oggi, e adesso, vedete, stiamo pagando proprio lo scotto di una lateralizzazione così lunga. Guardando dall'alto, cioè da time frame così ampi, si notano anche queste cose molto curiose, ovvero che tutto il movimento dal 2017 al 2020 può essere visto come un giga triangolo di lateralità che è stato rotto a rialzo, e poi se ne sono visti i risultati. Di fatto è stato rispettato come scenario, l'avevamo anche ipotizzato un po' di tempo fa ridendoci su, ma adesso non c'è mica più niente da ridere. Comunque, interessanti sempre le analisi di lungo periodo. Allora, leggo ancora un paio di domande, poi vediamo i grafici. Ciao Luca, ho realizzato un grosso profitto grazie a Cake. Ho chiuso metà della posizione, ma sto lasciando correre il restante. Sono tremendamente tentato di chiudere l'altra metà, ma se poi Cake va to the moon... Guarda, tu già ne hai chiuso metà, quindi hai realizzato un profitto e devi essere contento di questo. L'altra metà tu valuta eventualmente una strategia di uscita un po' alla volta, oppure tu utilizza quei cake per farmare, per fare altre rendite che di fatto ti creano un guadagno in altri cake magari che puoi vendere di volta in volta. Ce ne sono tanti di metodi, però sei partito bene perché hai già realizzato un profitto con una parte della posizione, quindi già quello ti dovrebbe non fare aver nessun tipo di rimorso, altrimenti tu puoi aspettare di vedere
che Cake inizi a invertire la sua struttura, ok? Fintanto che l'andamento è così, tu hai fatto bene a dire io voglio realizzare un profitto perché il grafico è palesemente iperesteso. Potrebbe estendere ancora e ancora e ancora, e per questo motivo hai fatto anche bene a non chiudere tutta la posizione, a mio parere, ovviamente. Adesso quello che farei io è o aspettare che, ne so, che inizi a lateralizzare e poi rompe a ribasso, quindi prima inversione di struttura, o altrimenti che ti fa una correzione del tipo lower high, lower low, e allora lì si può anche iniziare a fare uno scale out parziale un po' alla volta ed eventualmente aspettare poi il termine del ritracciamento per rientrare. Insomma, ce ne sono di strategie di uscita. Stai approcciando nella maniera corretta, però, complimenti. Volevo chiederti, l'altra sera gli stop loss mi hanno buttato fuori, consigli di rimanere ormai fermo? Guarda, qui lo devi sapere tu, purtroppo, perché se tu hai messo uno stop loss ci doveva essere un motivo, e adesso non è che devi basarti sul fatto che sei uscito. Tu segui la tua strategia, segui un po' il piano che hai, un investimento di lungo termine, un altro trade, basati su quello, non su quello che è successo in passato. Adesso andiamo a vedere un po' i grafici noi, ok? Vediamo un po' che dire su questo Bitcoin che, come vi dicevo, continua a salire, non conosce ritracciamenti. Dopo il breakout dai 40.000, quello che è accaduto è che c'è stato una leg up e al momento abbiamo questo canalino rialzista che è un rallentamento di trend di fatto, perché rispetto a questo breakout questa sembra un consolidamento, e a me tendenzialmente i consolidamenti con il canale che punta verso l'alto non piacciono, perché mostrano un rialzo di prezzo con volumi calanti, è una sorta di divergenza che, non lo so, non mi piace mai vederla, mi fa sempre tenere le antenne alte. Questo, unito al fatto che abbiamo un open interest molto alto, un rischio turbolenza molto alto, mi fa soprattutto seguire, come sempre, gli scenari di flash dump, ovvero di andare a pescare in basso eventuali tac tac movimenti di questo tipo, ok? Questo è lo scenario che seguo con maggior interesse. La base è sempre la stessa, ovvero bullish fino a prova contraria. Fin tanto che siamo bullish si sale, c'è FOMO, ci sono strutture rialziste su tutti i time frame, non c'è ragione di shortare, di chiudere posizioni e di fare cose simili. L'unica cosa che uno può fare è effettivamente andare a seguire il mercato con dei long, perché di fatto quando il mercato è bullish si longa, non è una novità. Quindi che setup long ci sono in un mercato di questo tipo? Uno ve l'ho detto, il flash dump, quindi attenzione ai pool di domanda, uno l'abbiamo visto sotto i 47.250, l'altro lo abbiamo visto sotto i 44.860, tac! E quindi questi sono due papabili entry sui quali ci si può posizionare con uno stop loss che io metterei, insomma, quantomeno da queste parti, sui 42.000, perché questo rettangolo verde che vedete sulle 4 ore è un clusterino bellissimo, tac. Quindi io lo terrei come supporto, non ci andrei a mettere degli stop loss da quelle parti, c'è rischio poi di farli saltare. Quindi un po' più largo, andare a pescare liquidità in questi pool, oppure andare a cercare il cosiddetto sweep, un altro setup che funziona molto bene sull'intraday. Adesso quando intraprenderemo il percorso lo condividerò in maniera un po' più, come dire, visibile e comprensibile. Lo sweep è quando si forma, appunto, si parte da un pool di domanda e questo ad esempio è uno sweep. L'attacco successivo va a prendere proprio appena sotto al low creato da quelle shadow lì che vanno a comporre il pool, in questo caso erano queste due, sweep, quindi tac, pesca sotto e poi c'è l'assorbimento. Questo è un setup long fatto in questo modo. Uno, identificazione del pool di domanda, che è questo. Facciamo finta di trovarci qui. 2. Consapevolezza che il pool di domanda ha funzionato e qui ce l'abbiamo perché ha assorbito due volte e poi c'è stato il follow up di domanda. 3.
cercare lo sweep. Quindi in questo caso vuol dire andare a posizionare un entry appena sotto a questi due, a queste due shadow. L'ipotesi di partenza qual è? Che chi ha capitali importanti vuole andare a cercare la liquidità che ha messo lo stop loss da queste parti e quindi va a scatenarla andando a spingere il prezzo appena sotto a quel livello lì. Sa già che triggererà gli stop loss e quindi pam, lui compensa con la sua liquidità in acquisto, acquista senza slippage e con grossi volumi, pulito pulito. Noi vogliamo stare dalla sua parte, quindi ci andiamo a posizionare long qua e cavalchiamo la sua onda, sotto ipotesi che ci sia, non c'è mai certezza di questo, però statisticamente è un setup che tende a funzionare non solo sul daily, perché qui lo vediamo sul daily, si palesa molto spesso sui time frame di breve come un'ora, 30 minuti, sì, detto da me fa paura, lo so, io che dico 30 minuti, però di fatto si palesa abbastanza anche lì e anche sui 15 a volte, magari lo approfondiremo, è uno dei setup che apprezzo di più sull'intraday se andate a incastrare nel modo corretto. Comunque, al momento abbiamo parlato di queste tipologie di setup, altrimenti il classico pool di liquidità per andare a pescare eventuali flash dump, altrimenti andare ad aspettare o una fase laterale oppure un piccolo storno, che poi di fatto l'unico storno sarebbe che andiamo a testare questi pool e falliamo il test, quindi i pool non reggono, andiamo a chiudere quindi qua sotto, sotto a questo cluster, è la condizione di innesco del ritracciamento, ma il ritracciamento non è che ha un target iniziale molto lontano, il primo target è 39-40.000, che sono i due top precedenti. Qua c'è un pool di domanda, qua c'è un pool di domanda, quindi fino a 42.000 è un'area target potenziale per il ritracciamento che si scatenerebbe appunto nel caso di invalidazione di questa struttura. Vedete che non andiamo comunque molto lontano, perché se poi rientriamo qua dentro lo scenario cambia ancora, perché si assorbe questo breakout e la situazione insomma inizia a peggiorare un tantino, per quanto non diventi bearish inizia comunque a peggiorare, e allora lì sì che si va a valutare che se poi facciamo un lower high allora si può iniziare a liquidare posizioni, a prendere profitti, tutto quello che dicevamo prima, ecco. E questo è Bitcoin, niente di più niente di meno. Se pompa di nuovo, amen, lasciamolo pompare, non bisogna certo corrergli dietro adesso. Se volevamo cavalcare tutta l'onda non è questo il momento di entrare, era prima, adesso c'è da cercare il setup un pelino più tattico e più intelligente. Ethereum. Allora, Ethereum, che poi va a muovere molto il mercato delle alt, come vi dicevo, è un po' deboluccio. Ha fatto questo costrutto di top, che non mi è piaciuto per niente, high, higher high, equal low, cioè una neckline, tac tac, rotta, retest, prosecuzione ribassista. Pulito da manuale come sempre, come Ether ci regala sempre. E adesso sta un po' andando a cercare il low, come vedete. Abbiamo violato anche questo livello, abbiamo perso un po' tutta quest'area che era al tempo la nostra entry area, fino a che, se vi ricordate, non è andato a formare questo pattern, perché sul weekly, guardatelo com'è, tac, questa era una entry area, questi erano i suoi supporti principali, li abbiamo persi, adesso bisogna attendere l'approccio con 0.0335. Questa famigerata area che nasce qui, funge da range, funge da un po' di volte insomma resistenza, si propaga e adesso ce l'abbiamo sotto i piedi. Vediamo come ci reagiamo. Fino ad allora Ethereum non è molto ben messa. Lo potete vedere anche sul weekly, perché questo di fatto è lo stesso costrutto di top evidente anche sul weekly. Pump gigante, poi inizio di incertezza, questa candela qua con ampiezza gigante, poi follow up di domanda higher high assorbito e chiusura invece in lower high. Questo è importante, è un pattern importante: quando una candela fa un higher high al top e chiude in lower high, attenzione, rizzare le antenne. E poi conferma, babam, dump e perdita del low, del supporto. Questa è la situazione su Ethereum, niente da dire, niente da aggiungere, molto facile. Poi andiamo a vedere qualche altcoin più interessante. Allora, Band, gioie e dolori, perché di fatto vi ricordate cosa avevamo detto? Che c'è da tenere d'occhio questa zona, tac, questa area,
Sopra i 36.500 sat, perché di fatto è un pool di offerte importante su time frame settimanale. Lo abbiamo ancora zuccato, tac, e al momento, che dire, ci siamo sotto, quindi non è un setup long di sicuro. Il setup long sarebbe la conquista, la presa della liquidità, il retest, cioè scusate, presa della liquidità, chiusura sopra alla resistenza, retest, e allora questo è l'entry, pulito pulito, tutto qua, e fino ad allora niente. Poi cos'altro abbiamo di interessante? Cardano, forse Cardano, fatemelo un po' vedere. Allora, cosa combina? Ah sì, ecco, stava approcciando quest'altra resistenza. Vi ricordate che dicevamo, lo abbiamo detto nello scorso live, secondo me, che questo livello 1500 poteva essere un entry così repentino per fare il trade veloce? Ecco, lo rimane sempre. Poi cosa abbiamo su Cardano? Beh, qui dipende molto da questo approccio, perché se l'approccio si rivela poi vincere, cioè si rivela a favore dell'offerta, quindi se sul daily, perché c'è da andare a propagare, a vedere poi più da vicino, se sul daily facciamo ad esempio un lower low qua sotto, allora bisogna un attimo aspettare, tornare su questo time frame, osservare gli altri supporti che sono 1212 e 1070 qua giù, e sono due papabili entry, perché di fatto abbiamo fatto un movimento bello, perché abbiamo rotto questo pool di offerta. Vi ricordate, abbiamo fatto il bottom qui, al momento i fondamentali sembrano esaltare molte persone di Cardano, e quindi la mossa speculativa ci può stare. 12-12 forse tra i due è quello maggiormente interessante, ok, perché questo è un pelino più in basso, costituirebbe l'assorbimento totale di questa candela settimanale, che andrebbe poi a impattare negativamente sul grafico complessivo. Poi cosa abbiamo? Ecco qua, permettetemi di flexare, di farvi vedere quello che per me è l'investimento perfetto, è stato l'investimento migliore che io abbia fatto in questo periodo. Guardate che grafico mostruosamente bello, questo è FTT. Oh, io non voglio fare quello del ve l'avevo detto, però se andate a cercare sul mio canale il video su FTT, io ve lo avevo mostrato, vi ho detto anche che ho fatto il mio piano di accumulo in questo periodo, che volevo arrivare al 2% del portafoglio, vi ricordate nei video i miei investimenti? Ve ne avevo parlato un anno fa e oltre, quello, se andate a cercare i miei video lo trovate, mi avevate anche insultato, mi avete detto ma sei un venduto, ma ti vendi pure FTX, in realtà no, era la verità. E di fatto ho raggiunto il 2% molto prima di quanto previsto dal piano d'accumulo, perché è andato completamente in maniera parabolica, e adesso secondo me devo già ribilanciare per andare a sanare questa eccedenza. Completamente fuori di testa, FTT, soddisfazione pazzesca, e che dire, i fondamentali ci sono tutti. Poi c'era Yearn, che poteva ridiventare interessante, ma ha rifiutato clamorosamente la resistenza qua, e quindi adesso non lo è più, perché di fatto diventa interessante se rompe questa zona. Ma ve l'ho detto, le altcoin, mi sa che la pacchia potrebbe essere vicina al termine. E poi cosa abbiamo? BNB, cosa combina BNB? No, BNB è fuori di testa, è completamente fuori di testa, completamente iperesteso. È l'unico che va contro tendenza. E poi non lo so, ditemi voi se c'è qualche altcoin che vi interessa vedere. Dai, buttatemene lì una o due, che così le esaminiamo. Una parola su EGLD e AVE. Andiamo a vedere. Allora, EGLD, BTC, che anche lei di fatto non sta andando male, però sta riapprocciando innanzitutto 2552, il suo vecchio top, attenzione, che è il primo supporto sul quale, se dovesse presentarsi un po' di domanda, non questa, perché questa non è domanda, potrebbe diventare interessante. Però ti dico la verità, vi dico la verità, se l'andamento rimane questo, cioè ci vorrebbe una botta di domanda, allora sì. Però così, molto dubbio, io ci starei ancora lontano, perché di fatto mostra lower lows, lower highs, una struttura che qui si è andata di fatto a invertire con cluster, higher high,
poi boom boom e retest dal basso, non ci siamo. Quindi al momento non mi piace granché, preferirei aspettare l'esaurimento del downtrend e poi l'inizio di una struttura inversa, quindi massimi e minimi crescenti o il reclaim di un livello chiave. Ave anche lei, ahimè, soffre la crisi altcoin, perché ha perso un pool che è 9500, questo abbastanza importante. Ai, Ave, non benissimo, bisogna adesso andare a vedere come si comporta con il prossimo supporto, che questo è un settimanale 6712 e pool soprastante. E dunque qui abbiamo anche un cluster, evidenziamolo dai, perché ci stiamo approcciando ora, però senza troppo vigore. Quindi il primo setup carino che vedo su Aave è il reclaim di questo pool qua. Prima di allora non vedo tanta buona sorte per Aave, mi spiace. Dunque. Bene ragazzi, qua ce n'erano tanti. Farm, XLM, Icon, Alfa, e Alfa sta andando male anche lei. Allora Farm, secondo me però non c'è nessun... su Poloniex c'è, cioè, davvero? Che è sta roba? No vabbè, mi rifiuto completamente. Kusama sì. Allora, Kusama infatti anche lei va in controtendenza assoluta. Allora, settimanale, che è il più pulito, abbiamo un bel supporto a 3814. Allora guardate, qui c'è stata la presa della liquidità. Ok, adesso con buona probabilità mi aspetto che chiuderà qua sopra, e quindi poi si apre la possibilità di entry qua e qua, in questa zona, insomma, tutta questa zona è buona come entry. Stop loss in caso di perdita qua giù, e siamo veramente a cavallo, ovvero chiusura comunque in questa zona. Kusama veramente veramente ben messa, guardate che roba, è... un gran bel grafico, è tutto un bottom praticamente. Se dovesse chiudere qui sarebbe un all time high in chiusura settimanale. Amici, vi ho annoiato abbastanza, oserei dire. Vi ringrazio innanzitutto per avermi seguito e per aver sopportato il mouse defunto, che adesso giuro lo carico per bene. Non so come ho fatto a cavarmela in quella situazione. Scommetto che avete visto il panico nei miei occhi, esattamente come quando la tua shitcoin preferita dampa. Ecco, quella è esattamente la faccia che faccio. No, scherzi a parte, grazie per le domande, grazie per la partecipazione. Ci vediamo noi venerdì live come sempre. Forse venerdì sarà posticipato alle 19, comunque vi avviserò sicuramente in tempo. E poi ci vediamo sabato, dai, abbiamo un'occasione in più per vederci questa settimana al nostro Crypto Trading Day. Ringrazio anche chi si abbona, vi ricordo che con Prime, con Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al canale Twitch, al mio canale Twitch, però dovete rifarlo una volta al mese, ogni mese. Vi ringrazio di cuore se riuscite, se lo fate, e è un modo per, insomma, supportarmi per voi a costo zero. Basta, vi ho annoiato abbastanza per davvero, vi auguro una buona serata e alla prossima, e occhio alle altcoin.